E a proposito di amore, di amicizia, io vorrei andare da lui, da Sandro Giacobbe, che è in collegamento con noi. Ciao Sandro, grazie di Ciao aver Serena, buongiorno. accettato di ricordare Gianni Nazzaro insieme a noi. Come stai? Ma oggi non bene assolutamente, perché ieri, anche se la notizia purtroppo la stavamo aspettando da un momento all'altro, perché oramai era più di una settimana che Gianni non stava bene, era ricoverato, aveva tantissimi problemi, però poi quando arriva la notizia, ti crolla veramente il mondo addosso, perché io Gianni lo conoscevo da lontano 73. Eravate Ero tanto stato un amici. suo fan, tanto amici, gli ho scritto tante belle canzoni che lui ha cantato e che abbiamo veramente vissuto un pezzo di vita insieme. Ha vinto un disco per l'estate con la mia canzone, ha fatto con la mia piccola. Amava Signora Mia al punto da farne una edizione sua con Signora Dio, la canzone che chiudeva il mio album, e credo che in tutti i suoi concerti, questi ultimi 40 anni, non abbia finito un concerto senza cantare o senza nominarmi nei Sì, suoi amava tanto la concerti. musica, ma vediamoci Al di là insieme. di quello che è stato un rapporto professionale, c'era proprio un rapporto. Sandro, resta ancora con noi, guardiamoci insieme quanto è bella lei. 1972. Il vincitore dell'ultimo disco per l'estate è una recluta del Cantagiro, è Gianni Nazzaro. Ti prego, non mi dire che lei non è per me, non darmi un dispiacere adesso che io l'amo. La conosci, ma quando la vedrai sarà un'altra cosa e allora capirai. Che canzone, che interpretazione, che voce. Sandro, quando è stata l'ultima volta che l'hai visto? Beh, guarda, è stato a casa mia e è stato qui alcuni giorni perché circa un mese fa mi aveva chiamato sapendo che anch'io avevo avuto un problema di salute e poi mi avevano curato sul Candiolo a Torino. E allora Nada e Gianni mi hanno chiesto se potevo fargli avere un appuntamento su con il professore, con le persone al Candiolo che mi avevano poi curato. E siamo andati su con tanta speranza perché lui, l'unico obiettivo che volendo avere nella vita era ancora quello di essere operato, perché a Roma gli avevano detto che purtroppo non si riusciva neppure più a operare perché c'era il pericolo che non si svegliasse più, insomma, che non visse sotto i ferri. E siamo andati su con tanta speranza, hanno fatto delle visite, degli accertamenti, ha portato tutto, però purtroppo anche lì hanno confermato che oramai purtroppo il male era un po' troppo avanzato e di conseguenza non si poteva operare, insomma, che doveva continuare con la cura come stava facendo a Roma e sperare di prolungarla il più possibile. E allora, visto che era qua, mi ha detto Sandro, io vorrei ricantare i miei successi, le mie canzoni, perché qua dove sono adesso, vedi, c'è la mia salettina e lui era proprio qui, seduto vicino a me. E allora è venuto su due o tre volte in questo ultimo mese, prima che poi degenerasse un po' la situazione e poi è stato ricoverato. E quindi aveva ancora un entusiasmo, una forza meravigliosa.
cantava, ma gli diceva non ti stancare, perché poi non riusciva a cantare la canzone. Cioè, fai quello che ti senti, non ti preoccupare. La musica l'ha Vai piano, tenuto, canta. E lui gli ha aveva dato la ancora questa possibilità voce, di lottare fino alla fine, no? questa grande voglia di cantare, di farmi sentire la sua voce. Sandro, lui ha inciso un disco, no? Un album che sarebbe dovuto uscire, che uscirà ad ottobre. E qui in esclusiva per dedicato sentiamo una sua canzone, un inedito. Quindi lo dedichiamo a tutte le persone che ci stanno ascoltando, vedendo in questo momento, soprattutto a Nada e a te che sei stato con lui fino agli ultimi attimi. Grazie intanto per essere stato con noi. Il titolo è Campo, il campo di grano. Grazie, mi dispiace. La notte così nera, un muro da graffiare. Tu mi confondi ancora, spargendomi di sale. Che bello, Gianni, ti riporteremo sempre nel nostro cuore. Grazie per la bellezza che ci hai donato, ti canteremo sempre. Domenica.